Bellina. Dottoressa Sabrina Tartaglia, a lei la parola, è la responsabile direttrice dei centri dell'INAIL di Pistoia e Prato. Che per gli anni 2021-2022, a fronte di 60.774 denunce di malattie professionali a livello nazionale, e abbiamo 1.630 denunce per tumori nel 2022. Nel 2021, a fronte di 55.288 denunce totali di malattie professionali, avevamo 1.702 malattie legate a tumori. Quindi diciamo che tra il 2021 e il 2022 vediamo un incremento molto consistente delle denunce di malattie professionali complessivamente in tutto il territorio nazionale, passate quindi da 55.000 a sopra 60.000. Mentre per quanto riguarda le denunce tumorali c'è stato un leggerissimo decremento, in quanto nel 2021 avevamo 1.702 denunce di tumori, nel 2022 1.630, quindi abbiamo un leggero decremento del fenomeno, diciamo del tutto poi da verificare anche se siamo in una situazione post-Covid in cui ancora tanti accertamenti sanitari hanno un leggero ritardo, quindi questo dato può significare che qualche miglioramento c'è, ma può anche essere, diciamo, semplicemente dovuto al fatto che ancora abbiamo qualche ritardo nelle visite sanitarie e quindi nella denuncia o l'emersione di questi tumori. E sul discorso che possono esserci realtà che riconoscono più facilmente la situazione e altre realtà territoriali dove il fenomeno è più difficilmente riconoscibile, è chiaro che noi siamo in un territorio dove comunque lo studio, diciamo, di quelli che sono stati, diciamo, i fenomeni, diciamo, legati al mesotelioma o comunque a tutto il discorso amianto correlato e molto approfondito. Avevamo delle grandi aziende di cui tutto sommato si conosce bene la storia, bene anche i momenti di rischio, per cui anche il riconoscimento di queste casistiche è sicuramente più facilitato rispetto ad altre realtà dove magari il soggetto che si presenta e viene dall'edilizia ha lavorato in decine e decine di ditte diverse e non è facilissimo la ricostruzione. Quindi dipende appunto quali sono un pochino anche le casistiche, diciamo, con cui si vengono a presentare questi tumori. È chiaro che l'artigiano oppure quello che ha fatto il dipendente cinque anni poi ha fatto il lavoratore autonomo, poi ricambia attività, sono realtà che sono più difficilmente istruibili dal punto di vista del rischio, specialmente quando magari prendiamo dei tumori legati all'amianto, che quindi bisogna ricostruire la storia non degli ultimi 20 anni ma tra i 20 e i 40 anni prima. Qualche volta vengono denunciate comunque già a morte della persona, per cui è ancora di più difficile la ricostruzione di dove sia stato poi effettuato il rischio. In effetti, quando ci troviamo ad analizzare casi come INAIL, abbiamo sicuramente più facilità a esaminare un caso di un tumore a saldon breda, chiaramente, in cui abbiamo una documentazione, diciamo, di tutto un cinquantennio, sessantennio abbastanza ampio, diciamo, come documentazione. Difficile invece prendere in esame la persona che ha lavorato in edilizia, magari da qualche decennio ha lavorato nel meridione, magari in parte in nero, per cui non è anche difficile ricostruire le attività effettivamente svolte, i momenti di rischio che ci siano stati, e quindi questo incide sui diversi livelli di riconoscibilità che ci possono essere.
L'altro elemento che segnalerei è che al di là del passato, noi adesso avremo sicuramente un decennio di grandi lavori in edilizia sul discorso delle ristrutturazioni. Ristrutturazioni che guarderanno, diciamo, in maniera molto, diciamo, incisiva immobili costruiti 50, 60, 70, 80 anni fa, quindi con dei rischi di amianto, perché al di là dei tetti, dove magari è più evidente, diciamo, il rischio e dove sicuramente poi intervengono aziende specializzate, e il pavimento non sempre così individuabile, il rischio, diciamo, amianto in un pavimento, tant'è vero che anche quando in INAI si è posto il problema, ma nel pavimento della sede c'è o non c'è l'amianto, abbiamo dovuto fare comunque degli esami tecnici prima di scoprire che comunque quel pavimento andava sostituito perché c'era un problema di amianto su quel pavimento. Quindi al di là, appunto, diciamo, degli interventi di ditte specializzate, forse è necessario anche avere una sensibilizzazione generale di tutti coloro che lavorano in edilizia su questi rischi, perché ci sono tubature e con amianto, tubature senza amianto. Non sempre, diciamo, per la piccola azienda che lavora negli appartamenti, che lavora nei condomini, è tutto così facilmente individuabile. Purtroppo i mesoteliomi possono venire anche con una modesta esposizione all'amianto, quindi sarebbe anche opportuno procedere a una risensibilizzazione su questi argomenti anche dei lavoratori odierni, oltre a non doversi poi trovare fra 20 o 30 anni ancora con il problema mesoteliomi, perché comunque con un intervento così importante che ci sarà nei prossimi anni, anche in seguito alle nuove normative sulle classi energetiche degli immobili, si interverrà massimamente su immobili, appunto, molto, diciamo, non proprio recentemente costruiti. Questo ci può portare ad avere poi tra 20-30 anni altri nuovi casi, diciamo, di mesotelioma. Quindi ci dovremmo cercare sì di intervenire per diciamo, supportare al massimo, diciamo, le persone che oggi sono esposte, ma dobbiamo anche cercare di migliorare, se possibile, ridurre il rischio per coloro che devono andare comunque a lavorare oggi su immobili che possono presentare dei problemi non sempre evidenti alla popolazione o anche al lavoratore non particolarmente formato. È chiaro che l'azienda specializzata in amianto svolge in genere attività con norme di sicurezza estremamente puntuali, con dei piani di sicurezza estremamente puntuali. Secondo me il problema peggiore ce l'abbiamo in quelle piccole situazioni in cui l'amianto magari non è evidente per chi comunque la casa magari l'ha comprata 20 o 30 anni prima. E quindi, diciamo, è più il problema, secondo me, per l'edilizia, il piccolo artigiano, non che si trova inconsapevolmente a contatto, diciamo, con l'amianto, quantomeno da qui al futuro. Quindi questo, secondo me, è un problema che va un pochino tenuto in considerazione, perché a mio avviso se ne parla poco di amianto potrebbe darci dei problemi non solo, diciamo, con gli esposti di 30-40 anni fa, ma anche con nuove esposizioni che si possono verificare oggi. Per quanto riguarda un pochino i dati dei mesoteliomi specifici della nostra provincia, qualche dato anche per fare un po' una statistica, insomma, nel 2017 noi avevamo avuto riconosciuti 3 casi di mesotelioma. Nel 2018 abbiamo avuto riconosciuti 5 casi di mesotelioma, nel 2019 3 casi di mesotelioma, nel 2020 4 casi di mesotelioma, 2021 5 casi.
Non ho ancora i dati del 2022, perché come sapete l'istruttoria delle materie professionali è un pochino più lunga, per cui i dati usciranno probabilmente a maggio per quanto riguarda i definiti positivi INAIL. Quindi un andamento che non vede un decremento al momento sulla nostra realtà locale, e che probabilmente continuerà così ancora qualche anno. Sicuramente è probabile che se la cura del mesotelioma farà dei passi un po' significativi, sarà più facile anche avere una partecipazione a questi monitoraggi che vengono fatti dall'ASL. Altrimenti la vedo un pochino più difficile oggettivamente coinvolgere i nostri tecnopatici. Per quanto riguarda comunque l'assistenza, al di là dell'assistenza economica, almeno in Toscana noi facciamo anche l'assistenza qualora chiesta dal punto di vista psicologico, cioè abbiamo comunque una struttura di psicologi che ci affianca, chiaramente non sono dipendenti INAIL, ma sono presi con dei contratti ad hoc, e questa si rivolge in primis agli infortunati sul lavoro sicuramente e ai loro familiari, ma si rivolge anche ai tecnopatici, quindi anche l'eventuale soggetto che comunque dovesse avere una malattia professionale così grave e vuole un sostegno psicologico può rivolgersi ugualmente alla nostra sede. Beh. Grazie a tutti. Allora, abbiamo avuto anche la rappresentazione, diciamo, dal punto di vista dell'INAIL e della gestione di queste problematiche.